Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maria Chiara e qua si parla di libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei comprare, libri a 360 gradi ed è direttamente collegato col mio book blog L'arte dello scrivere forse che potete trovare su Tumblr, qui sotto nelle informazioni, nella stringhetta di descrizione sotto il video, se cliccate per ampliarla troverete tutti i link ai miei profili social e al mio blog, mi raccomando visitateli perché lì troverete tutte le recensioni di tutti i libri che leggo. Ero molto indecisa se dedicare il video di oggi a Il Signore degli Anelli oppure no, perché vuol dire parlare di un argomento di cui parlano tutti, di cui tutti hanno le loro opinioni, toccare qualcosa che in teoria dovrebbe essere intoccabile, ma comunque sia, come vi ho parlato di Dune, come vi ho parlato della serie La Fondazione di Asimov e di altre serie, voglio parlarvi anche del Signore degli Anelli, che però non chiamerò serie perché diciamo che Il Signore degli Anelli è un romanzo, ok? Attorno a cui esistono altri due romanzi, se così possiamo chiamarli, ma sicuramente non è una serie. Allora, cominciamo con farvi vedere l'edizione del Signore degli Anelli che io posseggo, che è questa, okay. E che è edita Rusconi. Non so se è ancora disponibile e non so neanche se suggeriverla, perché sinceramente non è una delle edizioni più comode, perché le pagine sono estremamente sottili e la copertina si piega molto facilmente. Io vi consiglierei di prenderne un'edizione con la copertina rigida invece che con questa copertina morbida, o addirittura di prendere l'edizione divisa in tre libri, cioè in tre o quattro libri, insomma, che esiste del Signore degli Anelli, perché l'edizione unica ha un peso non indifferente effettivamente. Poi posseggo anche il Silmarillion, sempre edito Rusconi, comprato nella stessa epoca in cui ho comprato i Signori degli Anelli. Ho anche già ancora le orecchie nei punti che mi interessavano di più, e uno dei punti che mi interessavano di più era dove si parlava del Silmaril, che d'altronde era una delle cose principali. Ok, e poi posseggo anche, questa l'ho appena comprata l'anno scorso, è stato un regalo che ho fatto a me stessa, l'edizione illustrata di L'Hobbit, ok, che però L'Hobbit era anche stato pubblicato in un'unica edizione che conteneva addirittura Il Signore degli Anelli più L'Hobbit in un unico volume, ma io non l'avevo, quindi lo volevo da tanti anni comprare separatamente e alla fine ho deciso di comprare un'edizione illustrata. Adesso non so se si vede, ma veramente molto molto bella e mi piace molto. Questa è illustrata da Alan Lee e devo dire che secondo me ne valsa la pena di prenderla. Forse varrebbe la pena di prendere anche un'edizione illustrata del Signore degli Anelli, ma ormai ho la mia edizione a cui sono affezionata. Vedete questa. Comunque molto molto bella questa edizione, devo essere sincera, ed è edita Bompiani questa. Allora, ora che vi ho fatto vedere i libri in mio possesso, parliamo un pochino del Signore degli Anelli. Perché leggerlo? Perché non leggerlo? Perché guardare il telefilm che ne è stato tratto? Perché guardare i film che ne sono stati tratti? Un po' la mia opinione su questa saga. Se siete indecisi, se non sapete, magari questo video potrà aiutarmi. Allora, diciamo che io Il Signore degli Anelli l'ho letto in terza media. Ero troppo giovane, non ero troppo giovane. Secondo me Il Signore degli Anelli, prima di qualunque altra cosa, ok, è un fantasy. Quindi esattamente come altri libri fantasy, secondo me sono adatti anche ad un pubblico giovane. Trattano argomenti anche molto alti, sì. Trattano argomenti che probabilmente qualcuno di 13-14 anni non è in grado di cogliere, sì. Assolutamente. Ma come molti libri, Il Signore degli Anelli ha molti livelli di lettura. Un ragazzino, una ragazza di 13-14 anni magari capirà e si godrà un primo livello
di lettura per le avventure, per i personaggi, per i paesaggi, per tutto quello che succede nel libro e non coglierà magari cose che si possono cogliere solo a un'età più adulta, quando si rileggerà l'opera magari a 15, 16 anni, 20, 21, 30, 40 anni, no? E lì avremo dei livelli di lettura più alti che coglieranno tutto quello che Tolkien ha inserito in questo libro, che praticamente è un piccolo mondo. Ma se andiamo proprio all'osso, proprio stringiamo, la trama è estremamente semplice. Altro che sconfiggere un male che si è risvegliato e chi lo dovrà sconfiggere è un personaggio che all'apparenza non ha la forza, non ha il potere per poterlo fare, ma grazie a delle amicizie, a un coraggio che neppure lui sa di avere, grazie al fatto che molti altri personaggi si uniranno a lui e lo aiuteranno, riuscirà a sconfiggere il male. Punto. Ok? Cioè, questa alla fine è la trama del Signore degli Anelli. Dopo, all'interno ci sono molte altre sottotrame, c'è tutto un mondo che Tolkien ha costruito. Ciò che è affascinante soprattutto del Signore degli Anelli è che Tolkien ha veramente costruito un mondo con dei propri paesaggi, una propria topografia, un intero universo, con una sua storia, una sua epica, un suo passato che viene raccontato nelle cronache di questo libro, le sue leggende, i suoi dei, la sua religione, le sue razze, le sue lingue. Quindi Tolkien non si è limitato a scrivere una storia. Prima ha costruito un mondo. E poi all'interno di questo mondo ci ha raccontato una storia avvenuta in questo mondo e altre storie avvenute in questo mondo. Questo è ciò che rende, potente il racconto di Tolkien, il fatto che lui ha creato un vero e proprio mondo. Non dico che altri scrittori non lo abbiano fatto, per esempio, cioè, come vi ho accennato prima, anche, l'autore di Dune ha creato un vero e proprio universo, no? Però è anche vero che l'autore di Dune, sì, è stato molto preciso nella sua creazione di questo universo, ha creato veramente molto di questo universo, anche lui ha creato un passato, ha creato delle cronache, ha creato addirittura dei testi scientifici collegati con l'universo di Dune, però ad esempio non ha creato una lingua vera e propria. Cioè, Tolkien ha anche creato l'elfico. Cioè, Tolkien è andato addirittura più in là, e più in là in una direzione diversa da quella dell'autore di Dune, ad esempio, perché comunque diciamo il fantasy è diverso dalla fantascienza, anche se hanno molte similitudini, comunque ci si sposta da un certo lato. Quindi diciamo che il fantasy ha sempre qualcosa di magico, qualcosa di più epico, più collegato agli stessi miti della nostra stessa storia. E allo stesso tempo più estraneo da noi perché ci si può sbizzarrire addirittura di più col fantasy che non con la fantascienza, che qualche base scientifica la deve avere. Il fantasy non ha questo problema, quindi ti lascia molto più libero di appunto volare con la fantasia. Non che Tolkien abbia fatto dei voli pindarici con la fantasia, però ha veramente creato qualcosa di magnificente. Ecco. E cos'altro c'è che ci affascina dell'opera di Tolkien? Sicuramente il fatto che nonostante questo mondo sia così diverso dal nostro, le storie di questo mondo siano così diverse, il passato di questo mondo sia così diverso, gli dèi di questo mondo siano così più immanenti in questo mondo, comunque è molto vicino al nostro. Cioè, da un punto di vista sociologico, se leggiamo Il Signore degli Anelli, possiamo scorgere molti temi legati alla società umana di oggi, di ieri e probabilmente anche di domani. Uno dei discorsi più apparenti, appunto, all'interno del Signore degli Anelli è il famoso discorso, lo potremmo chiamare ecologico, no? Cioè il fatto che la distruzione da parte di Saruman e di Sauron e degli orchi, della natura, degli alberi, della Terra di Mezzo, non è altro che una, diciamo,
chiamarla denuncia è un po' troppo, comunque diciamo un parallelismo col fatto che l'industrializzazione umana sta distruggendo la natura umana e se la natura viene distrutta, i popoli che la abitano non hanno speranza di sopravvivere e alcune razze verranno effettivamente estinte, cosa che sta succedendo anche nel nostro mondo, no? Questa è una delle tematiche più ampie e più visibili all'interno del Signore degli Anelli, ma ce ne sono anche molte, molte altre. Dei discorsi politici, dei discorsi moralizzanti, sicuramente, ma al tempo stesso comunque affascinanti. E una delle cose che a me è sempre piaciuta di più, del Signore degli Anelli è il fatto della quotidianità che ci viene mostrata all'interno di questo racconto, anche se questo racconto è epico, racconta delle avventure fantastiche, eccetera. Però Tolkien allo stesso tempo ci racconta anche la vita quotidiana che facevano questi popoli e questi personaggi che dopo diventeranno eroi. Quindi Frodo ci viene raccontato nella sua quotidianità prima che inizi la sua avventura, così per i nani, così, cioè, per gli elfi un po' di meno, ma comunque così per gli umani. Cioè, Tolkien riesce a mostrarci come queste persone siano delle semplici persone, prima di essere eroi, prima di avere un ruolo all'interno della storia di questo mondo e un ruolo fondamentale, perché comunque alla fine la storia è fatta anche dalle persone comuni. Ok? Questo è uno dei temi più importanti secondo me di Tolkien e questo ci mostra anche l'importanza di dare lo stesso tipo di importanza a tutti i ruoli della società. Cioè, non importa che tu sia un nobile, che tu sia discendente di un'antica casata, che nel tuo sangue scorre sangue elfico o altre cose. Sì, in realtà importa in questo racconto, ma allo stesso tempo no. Allo stesso tempo no, perché comunque tu da solo non riuscirai mai a ottenere tutto quello che vuoi. È tutta la società che si deve muovere. Cioè, è vero, in questo caso Frodo e la Compagnia dell'Anello fanno la maggior parte del lavoro, ok? Ma vengono guidati, vengono assistiti e alla fine, comunque, senza un esercito alle loro spalle non avrebbero sconfitto Sauron e per avere un esercito alle loro spalle hanno dovuto convincere delle forze politiche. E le forze politiche a loro volta hanno dovuto convincere un popolo a muoversi, capito? Cioè, quando alla fine Aragorn raduna gli umani, raduna l'esercito umano insieme all'esercito elfico, insieme all'esercito nanico per sconfiggere Sauron, lo fa perché sono state mosse tante pedine contemporaneamente. Il popolo si è mosso, il popolo è stato allertato del pericolo, il popolo si è reso conto del pericolo e il popolo ha deciso di partecipare alla guerra. Sì, diciamo che magari questa cosa non è così apparente, magari questi discorsi politici sono nascosti dietro a altre cose, eccetera, ma ci sono. E tutto viaggia attraverso anche delle persone normali e questa è una delle cose più affascinanti e una delle cose comunque più importanti del Signore degli Anelli, cioè non è un caso se l'eroe Frodo appartiene a uno dei popoli più sottovalutati, più deboli, tra virgolette, perché la forza si può nascondere dentro ognuno di noi. Tradotto sarebbe ognuno di noi può fare una piccola parte per salvare il nostro mondo, cosa che è validissima anche al giorno d'oggi per noi verso il riscaldamento globale o verso le guerre che ci sono in corso. Tutti noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa e magari se tutti noi nel nostro piccolo ci muovessimo assieme potremmo fare delle grandi cose. Questo è quello che dice Tolkien alla fine, questo è quello che è sottointeso all'interno del Signore
degli Anelli, insieme comunque a una storia veramente epoca, a personaggi veramente affascinanti, a razze veramente affascinanti, ognuna con le sue tradizioni, con le sue caratteristiche. È un racconto che parte da una base estremamente semplice, ma che viene estremamente arricchita da migliaia di particolari che la rendono qualcosa di epico e meraviglioso. Quindi può essere letta con tantissimi livelli di lettura. E quindi io vi dico, non abbiate paura di approcciarvi al Signore degli Anelli. Se vorrete leggerlo velocemente, potrete farlo, sorvolando magari anche delle parti o non prestando attenzione a tantissimi sottotemi presenti e ve lo godrete comunque. Se invece lo vorrete leggere più attentamente, quasi studiandolo, ve lo godrete anche da questo punto di vista, sicuramente. E alla fine, come vi ho detto, è una favola, è una storia, è la storia di un personaggio debole, normale, che pensava di poter vivere una vita normale, che un giorno si ritrova all'interno di un'avventura più grande di lui. Questo piccolo hobbit però sarà aiutato nella sua avventura più grande di lui da umani, nani ed elfi, e insieme a questa compagnia dell'anello cercherà di salvare le terre di mezzo dal male. Ok? Che altro dirvi? Come avrete capito che a me piace Signore degli Anelli, io lo amo e ne consiglio la lettura veramente, veramente a tutti, piccoli e adulti, senza alcun problema, senza farmi alcun problema, veramente. Starà dopo a ogni lettore voler cogliere quello che vuole da questo libro. E un'altra cosa che dico è, se vorrete leggere anche l'Hobbit, io ve lo consiglio, è una storia ancora più semplice del Signore degli Anelli. Parte da una base simile, una storia estremamente semplice dove abbiamo sempre un altro hobbit, protagonista che si ritrova al centro di vicende più grandi di lui. È una storia molto più breve, una storia molto più semplice, che Tolkien arricchisce molto di meno perché alla fine l'hobbit non è neanche, non è altro che un'occhiata su qualcosa che fa parte del passato di Frodo e del passato degli hobbit. Qualcosa che aggiunge qualcosa al Signore degli Anelli, ma che senza il Signore degli Anelli non è quasi niente. Okay? Quindi sicuramente la lettura deve cominciare dal Signore degli Anelli e poi, se volete, potrete leggere anche l'Hobbit. Okay? La stessa cosa per il Silmarillion, cioè è una serie di appendici alla fine al Signore degli Anelli, qualcosa che ci svela qualcosa degli dèi, della creazione della Terra di Mezzo, del passato della Terra di Mezzo. E se l'Hobbit alla fine è una storia, il Silmarillion no, il Silmarillion è una serie di appendici, una serie di neanche racconti, una serie di informazioni. È una serie di informazioni che vi arricchiscono, vi spiegano magari cose che Tolkien non ha spiegato super dettagliatamente all'interno del Signore degli Anelli, ma già il Signore degli Anelli vi dice tanto del passato, quindi il Silmarillion vi dà delle informazioni più precise su degli oggetti magici, su dei personaggi, su degli eroi del passato della Terra di Mezzo in più, ma sicuramente non è un romanzo, non è un libro, è una serie di appendici, è una serie di informazioni, quindi questo veramente non ha un senso senza il Signore degli Anelli, non è altro che un ulteriore arricchimento dell'universo del Signore degli Anelli. È interessante, sì, ma è come leggere, non so, per esempio, il dizionario della mitologia greca, cioè nel senso, leggi un po' della mitologia del Signore del mondo, del Signore degli Anelli, ma sono miti, cronache, non romanzate, ok? Quindi sicuramente non vi potrete aspettare di innamorarvi di qualche personaggio del Silmarillion, perché non è stato scritto per questo, non è un romanzo, è una serie di informazioni. Sì, vi troverete sicuramente dei personaggi interessantissimi, magari di cui vi piacerebbe poter leggere la storia, no? Vi piacerebbe poter leggere le loro avventure, ma qui non ci sono, qui ci sono le cronache delle loro avventure.
in sintesi, ma non è un romanzo, non è una serie di racconti. Voglio che questo sia chiaro. Quindi, alla fine, il romanzo è solo Il Signore degli Anelli. Questa è la verità. E l'Hobbit è un racconto che viene prima della storia raccontata nel Signore degli Anelli. Il Silmarillion non è né un racconto, né una serie di racconti, né un romanzo. È una serie di appendici, una serie di cronache, una serie di leggende, una serie di informazioni. Quindi può essere molto interessante per sapere cosa è successo nelle ere precedenti al Signore degli Anelli, quelle che appunto stanno venendo in parte raccontate nel telefilm Gli Anelli del Potere, ma non vi coinvolgerà nella lettura perché non è stato scritto per questo. È un arricchimento del Signore degli Anelli e del passato del mondo del Signore degli Anelli. Chiuso. Detto questo, vi consiglio di leggere il Silmarillion, è indifferente, è indifferente. Se vi state appassionando al telefilm Gli Anelli del Potere che sta andando in onda su Amazon, sì, perché vi darà delle informazioni appunto che riguardano le ere precedenti Signore degli Anelli in cui è ambientato il telefilm, ma altrimenti anche no. Cioè, se volete un livello di lettura in più, delle informazioni in più sul mondo del Signore degli Anelli, leggetelo, ma potrete anche fare a meno benissimo di leggerlo. Cioè, il Silmarillion è qualcosa che va letto da un punto di vista quasi saggistico, non dico che va studiato, ma comunque quasi. Non è una lettura di intrattenimento, ok? Detto questo, vi consiglio di vedere i film del Signore degli Anelli, la trilogia principale, formata da La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re. Sì, senza dubbio, è una trilogia cinematografica che veramente ha segnato il mondo del cinema ed è veramente, veramente molto piacevole. E tratta veramente con molto rispetto il materiale del Signore degli Anelli, che pure Peter Jackson, il regista, ha dovuto veramente, veramente sintetizzare e ha dovuto eliminare molti personaggi importantissimi all'interno del Signore degli Anelli, tagliandoli completamente. Ma secondo me ha fatto le scelte giuste, perché comunque eliminando interamente alcuni personaggi e tutta la loro storia, quasi non se ne sente la mancanza perché ha eliminato proprio tutto, tutta quella sottotrama e quella parte di trama anche dove si intrecciava con i personaggi principali. Quindi, qua, se tu non hai letto il libro Il Signore degli Anelli, non te ne accorgi e tutto funziona perfettamente. Ha fatto veramente delle scelte molto intelligenti e molto giuste. Vi consiglio di vedere la trilogia dell'Hobbit. Io personalmente vi dico di sì, cioè, nel senso, sì. Diciamo che si discosta un pochino da quella che è, da quello che è il racconto dell'Hobbit, che è molto breve, quindi per farne tre film hanno dovuto aggiungere interi personaggi, intere sottotrame che non c'erano. Però a me è piaciuta. Magari molti si lamentano che da un punto di vista cinematografico c'è stato un uso eccessivo della CGI. Quindi una manipolazione digitale delle immagini un po' troppo pesante, eccetera, ma a me questo discorso non interessa. Da lettrice, vedere comunque le avventure dell'Hobbit in televisione o al cinema mi è piaciuto. Sì, magari non ho concordato molto col doppiaggio della voce del drago, avrei scelto un'altra voce, ma comunque sì, ha un suo perché, le scene sono comunque molto belle, molto spettacolari. Io ve lo consiglio. Vi consiglio la visione di Gli Anelli del Potere, il telefilm che sta andando in onda su Amazon. Sì, cioè io da fan del Signore degli Anelli voglio vedere tutto quello che riguarda il Signore degli Anelli. Semplicemente lo sto guardando, lo trovo fatto molto bene. Naturalmente si tratta di un telefilm, quindi deve seguire i dettami che devono seguire le serie TV. Quindi se è un film ha una certa struttura, un telefilm, una serie TV ne ha un'altra, che prevede che ogni puntata, che ogni stagione di questo telefilm, il ritmo sia di un certo tipo e che ogni puntata contenga certi elementi di mistero, cliffhanger, eccetera, che ti spingono a vedere la puntata dopo, no? Quindi è logico il telefilm,
strizza l'occhio allo spettatore volutamente. Non ci possiamo aspettare l'epicità di un film dal telefilm proprio per la sua struttura, proprio per come deve essere fatto. E però nel suo piccolo, da un punto di vista scenografico, tecnico, le immagini sono fantastiche, i mondi che adesso finalmente di cui ho letto e che mi ero immaginata li posso vedere sulla televisione. Ed è affascinante vedere come il mio immaginario, l'immaginario di questi registi, da un lato magari si assomiglia e dall'altro no. E a me piace, i personaggi mi piacciono, anche i personaggi originali che sono creati mi piacciono. E secondo me hanno fatto bene ad ambientarlo nell'era passata in cui lo hanno ambientato, perché sono veramente molto liberi di fare molte cose, perché Tolkien non ha raccontato tantissimo di quell'epoca. Sappiamo alcune cose, sappiamo cosa hanno fatto alcuni personaggi principali, ma tantissime altre cose non sono state dette neanche nel Silmarillion. Quindi gli sceneggiatori possono essere un tantino più liberi di fare quello che vogliono, e giustamente lo stanno facendo, perché comunque quando c'è una trasposizione televisiva o cinematografica di un testo, ci deve essere sempre anche una certa libertà e una certa flessibilità da parte sia di chi lo guarda che di chi lo fa, perché deve essere così. Sono due linguaggi diversi che parlano due lingue diverse e devono essere perciò diversi, non c'è nient'altro da fare. Sì, magari avrei voluto che il personaggio di Galadriel fosse un tantino diverso, forse sì, ma l'hanno fatta così e a me va bene così, perché comunque io Galadriel me l'immaginavo anche diversa da come è stata resa nel Signore degli Anelli. Già, quindi la mia Galadriel che ho letto era tutt'altra cosa rispetto sia a quella del Signore degli Anelli sia a quella della serie televisiva, ma ci sta, perché magari gli altri avrebbero trovato la mia idea di Galadriel terribilmente noiosa. Invece Galadriel deve avere cinematograficamente e televisivamente alcune caratteristiche che colpiscano lo spettatore, lo interessino, quindi ci sta che la facciano un po' fuori di testa nel Signore degli Anelli, un po' super veggente nel Signore degli Anelli, un po' estrema nel Signore degli Anelli, ci sta che la facciano un po' testarda, un po' fissata, tutta ad un pezzo nella serie televisiva. Perché? Perché cinematograficamente e televisivamente i personaggi devono essere più ben delineati che non con pochi tratti, con poche caratteristiche chiare, che non invece in un libro dove lo scrittore, soprattutto in un'opera così grande come quella del Signore degli Anelli, gli può dare tante sfaccettature, tante cose in più, li può descrivere in un modo molto più dettagliato, farli cambiare, farli evolvere molto lentamente, dargli tante caratteristiche interessanti. Al cinema o in televisione un personaggio deve già colpire pam, subito, catturare lo spettatore, pam, subito, avere delle caratteristiche visivamente chiare rendano semplice il riconoscimento di questo personaggio. Quindi devono essere il personaggio cinematografico e televisivo deve essere diverso dal personaggio scritto molte volte. E quindi ci sta, per me ci sta tutto, a me va bene tutto. Mi sarei incavolata se proprio avessero fatto delle robe inverosimili, delle cose molto distanti da quelle raccontate nel Signore degli Anelli, dal mondo del Signore degli Anelli, ma finora ci sta tutto quello che hanno fatto. Anzi, è molto interessante vedere Isildur dal giovane, perché già mi stava suda. Quel poco che sappiamo di Isildur non me l'ha reso simpatico nel Signore degli Anelli, quindi già sono pronta a trovarlo non simpaticissimo neanche da giovane, e ci sta. Quindi ci sta tutto. Io vi consiglio di guardarlo e soprattutto di essere flessibili, perché alla fine Il Signore degli Anelli è una storia fantastica, ok? Che ognuno di noi si può immaginare in modo diverso, visivamente. Quindi ci sta che ne esistano nelle nostre menti e nelle menti degli sceneggiatori e nei registri tante versioni diverse. E secondo me è interessante vedere tutte queste varianti proprio per la loro diversità. Non sono una che cerca la canonicità a tutti i costi. Però voglio che alcune regole di un mondo importanti e che alcuni fatti storici di un mondo importanti vengano rispettati.
quello sì. Quindi non voglio troppa libertà, però il giusto, la giusta misura di libertà artistica ci deve essere in queste trasposizioni. E mi va bene finché non si violano proprio le regole di questo mondo creato con così tanta perizia da Tolkien. Qui si chiude la mia diatriba, il mio lungo discorso legato al Signore degli Anelli. Spero di avervi convinto a dargli una possibilità, soprattutto se siete amanti del fantasy. È una lettura, secondo me, imprescindibile per il fascino degli elfi, per il fascino degli stregoni, per il fascino immortale della lotta tra il bene e il male. Qua si chiude il mio video, se vi è piaciuto cliccate mi piace qui sotto nell'info box e magari iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video. Ciao e buona lettura!